Oggi questo faccia a faccia sull'Italia che verrà, che stiamo portando avanti in questo periodo con amici, con esponenti del manifesto di Assisi, gente che ha promosso, firmato il manifesto di Assisi, è con un personaggio che di per sé è importante perché è presidente delle ACLI, ma è anche un amico e quindi ci parleremo come sempre con grande franchezza come facciamo quando ci vediamo di solito, diciamo. Ecco. Peraltro devo dire che Roberto Rossini è lui, l'uomo che vedete inquadrato, credo, in questo momento, è stato anche uno dei primi impegni mancati quando c'è stato il lockdown, perché io ricordo che era in programma una bella presentazione del suo libro che si chiama Più giusto, cattolici e nuove questioni sociali, che aveva un parterre, escluso me, di livello estremamente interessante, che purtroppo è saltata perché sappiamo cosa è accaduto nei mesi scorsi. Io direi di ripartire un po' dai temi che ci hanno accomunato nella costruzione del manifesto di Assisi e nel nostro impegno comune. Parto da una considerazione che non so quanto, sicuramente Roberto condivide, ma non so quanto sia percepita, diciamo, da tutti, diciamo, da tutti i mondi. Cioè, io penso veramente che se vogliamo ripartire col piede giusto, forse dobbiamo ascoltare di più le parole di un uomo forte e gentile che parla sotto la pioggia in una piazza San Pietro deserta, o quelle del presidente Mattarella, no? Che non aspettare i vaticini di qualche agenzia di rating. Cioè, come abbiamo scritto assieme anche al Sacro Convento di Assisi, nel manifesto di Assisi, ripartire dall'idea che sia la crisi climatica che la crisi della pandemia richiedono un'economia e una società diverse, un'economia più a misura d'uomo, in cui i rapporti nelle comunità, tra le persone, la coesione sociale sono un fattore produttivo, non sono un qualcosa che viene dopo, non sono un atto caritatevole o di bontà. Da questo punto di vista, e lancio un po' la palla a Roberto, a me ha colpito positivamente anche quel lavoro, Roberto. Come si capirà anche dall'accento, il bresciano, diciamo, e mi ha colpito molto il lavoro che ha fatto Pagnoncelli su Brescia e su Bergamo, no? Per analizzare quali erano stati i fattori unificanti in questo difficile periodo, e usciva in due territori che sono stati dolorosamente e duramente colpiti dalla pandemia. E usciva con grande forza il tema della solidarietà, no? E il tema dell'importanza delle comunità che veniva prima di tanti altri fattori. Poi usciva anche di nuovo un rapporto, mi pare forte, con i sindaci come istituzioni principali di riferimento e poi in sequenza tutti gli altri. Questo è quello che noi pensiamo debba essere, ma forse abbiamo avuto anche un'esperienza che lo ha dimostrato, Roberto. Sì, Brescia e Bergamo hanno vissuto un'esperienza tragica. Le ragioni per cui è andata così bisognerà anche capirle, perché ci sono articoli anche scientifici che dicono che la colpa è del PM10, quindi di un generale inquinamento di questi due territori. Oppure qualcuno che dice no, il problema è l'eccesso di ospedalizzazione che la mancanza di una medicina di base. Comunque, sull'eccesso di ospedalizzazione possiamo ragionare, possiamo evidentemente cambiare, anche se l'organizzazione della sanità della regione Lombardia mi pare così da tanti anni e quindi se volessimo cambiarla occorrerebbe pensare in un modo veramente un po' differente e io mi auguro che sia così perché è evidente che la Lombardia che ha mezzi e risorse straordinari forse deve ripensare un po' al modo in cui ha organizzato la sanità. Nonostante l'eroismo, e questo va detto, l'eroismo di medici, infermieri, personale sanitario, che sono stati davvero degli eroi.
eroi moderni e contemporanei. Sull'ambiente sarebbe interessante capire se il PM10 o comunque il fatto che questi siano territori particolarmente inquinati abbia influito su questo. È vero che è stata però un'esperienza di comunità straordinaria, c'è stata una mobilitazione molto forte sia dal punto di vista della raccolta dei soldi, sia dal punto di vista proprio delle azioni concrete che sono state messe in campo dalle persone, dai gruppi, quindi una solidarietà molto forte. Abbiamo riscoperto un senso di appartenenza non malato, ecco, perché a volte c'è l'idea noi, la comunità, noi altri, no? Ecco, noi che siamo altri rispetto, eravamo noi, ci sentivamo noi, e in una comunità che abbiamo detto dobbiamo fare quello che possiamo. Io ho fatto un pezzettino, io ho fatto molto poco, però ecco, abbiamo riscoperto questo, abbiamo riscoperto anche l'esistenza della natura. Il Papa ha detto una cosa molto bella in quella sera di oggi, ha detto: pensavamo di rimanere sani in un mondo malato. Noi avevamo pensato che bastava curare noi, gli individui, e invece c'era proprio una comunità, una provincia che forse erano inclinati. Vediamo adesso come si mette, però devo dire la comunità ha reagito molto bene e i sindaci sono stati anch'essi dei baluardi che informavano, si muovevano, andavano al cimitero, andavano agli ospedali e hanno dimostrato che l'istituzione c'era. Ecco, la riscoperta delle istituzioni è stato un aspetto importante. Sì, no, poi sulle cose che tu hai detto, io penso, non mi avventuro su cose più discutibili, ne sono state dette anche di cose, insomma, dai 5G di cose più strane e discutibili, però non c'è alcun dubbio che c'è un nesso, diciamo, fra l'incidenza, poi ci possono essere altre cause ovviamente, e anche l'impreparazione ad affrontare questa pandemia, fra l'incidenza così pesante del virus e la presenza dell'inquinamento. D'altra parte, Roberto, ne abbiamo parlato anche altre volte, quando l'Unione Europea ti dice che in Italia muoiono 60-70 mila persone all'anno, morti anticipate a causa dell'inquinamento, è chiaro che poi se arriva una malattia che colpisce i polmoni, beh, insomma, entra un po' in risonanza, e questo forse giustifica anche il fatto che le persone anziane siano state più colpite, perché sono state più esposte. Però, diciamo, questo è un elemento. L'altro elemento importante che tu poni è l'idea positiva di comunità. Lì io ho sempre in mente una frase di La Pira, no? Che era un grande sindaco di Firenze tanti anni fa, che una volta ha detto: solo gli animali privi di spina dorsale hanno bisogno del guscio. Ci sono animali che hanno sia la spina dorsale che il guscio, ma La Pira non era un biologo, ma era una persona di grande intelligenza. E cosa voleva dire? Un po' quello che hai detto tu adesso, cioè che c'è un'identità che ti porta ad aprirti, no? E chi ha una spina dorsale è più propenso all'apertura, è più propenso alla solidarietà. E i muri li costruiscono quelli che hanno un'identità debole e che magari stanno corrompendo la loro identità costruendo i muri. Quindi questa pandemia ci ha aiutato forse a riscoprire quella chiave della solidarietà, non come un valore astratto ma come un valore concreto. Però a Roberto, essendo il presidente degli ACI, essendo quindi alla guida di un'associazione che è molto impegnata anche sul tema del lavoro e della formazione, vorrei porre una questione, diciamo. È chiaro che anche se il dibattito ancora mi pare molto confuso nella politica, troppe proposte, molte delle quali vecchie, è chiaro però che dovremo cambiare il modello di economia, no? Ci sono alcune lezioni che ci ha insegnato la pandemia, l'importanza, come dicevi tu, della sanità e ragionare su che tipo di sanità, l'importanza dell'agroalimentare, che i prodotti vengano coltivati e distribuiti, no? L'importanza della formazione a distanza, dello smart working, del telelavoro, no? Come chiave, e quindi l'importanza anche
delle infrastrutture di banda larga anche nei piccoli comuni. Sai quanto tengo e teniamo a questa rete di comunità che innervano l'Italia, e l'importanza di alcune politiche pubbliche che garantiscono anche la coesione. E poi ci sono le cose del futuro. Sul futuro l'Europa mi sembra sia molto chiara, sta battendo un colpo innanzitutto, a meno che non ci siano frenate prodotte da paesi che siano essi l'est europeo o che siano, come si chiamano, i frugali, i finto frugali del nord Europa, diciamo, no? L'Europa dice con chiarezza che sono tre questioni: sanità, coesione, green economy e digitale. Su queste tre questioni si muoveranno enormi quantità di risorse, e bisogna capire come queste risorse vengono portate nel sistema produttivo italiano, nelle comunità italiane, nella società italiana. Molto l'Italia ha già fatto in questa direzione, ma c'è sicuramente un terreno anche di cambiamento che riguarda le imprese, ma riguarda anche la formazione, i lavoratori. Non so se su questo le ACLI e tu in particolare avete portato avanti dei ragionamenti. Sì, a me pare che l'Europa, c'è questa raccomandazione che mi sembra molto interessante sul programma nazionale di riforma 2020, raccomandazione del Consiglio europeo, un documento elaborato dalla Commissione europea, che sostanzialmente dice, da alcuni consigli, io mi sono concentrato solo su alcuni in particolare, quelli sulla formazione, però alla fine dice se vogliamo fare una ripresa dobbiamo fare una ripresa che sia intelligente, inclusiva, verde, cioè una transizione verde digitale, verde e blu sostanzialmente. Quindi il verde, il blu e l'inclusione sociale, mi sembrano poi tre punti, l'ambiente, la tecnologia e l'inclusione sociale mi sembrano i tre punti. E è chiaro che il modello verso il quale dobbiamo andare è questo. E quando qualcuno dice non abbiamo ancora un'idea di quale futuro, un'idea d'Italia, un'idea d'Europa, non è molto chiara. Queste sono un po' le tre caratteristiche: si deve andare verso un modello verde, digitale, inclusivo. Queste sono, credo, le tre caratteristiche che descrivono un modello. Abbiamo un'occasione straordinaria, perché anche sul discorso della sanità abbiamo l'occasione di dire, sulla scorta di quello che è accaduto, possiamo mettere a posto alcune cose. E quindi anche la Repubblica, anche lo Stato ha l'occasione di intervenire su queste. Noi ci siamo in particolare concentrati su due questioni. La prima è quella fiscale, tutte e due hanno a che fare con il tema dell'inclusione. Secondo la logica che non ci può essere eguaglianza senza redistribuzione. Sembra un termine vecchio, desueto, legato agli anni 70, ma il concetto di redistribuzione ancora oggi è un concetto, credo, molto importante. E quindi il tema fiscale, che se poi ho un minuto vorrei brevemente approfondire. L'altro è invece il tema della formazione del capitale umano. E questo è un tema che è sia di inclusione, sia digitale, sia ambientale, perché Simbola stessa pubblica il rapporto Green Italy in merito ai mestieri del futuro, dal cuoco sostenibile all'installatore di reti elettriche più efficienti. Cioè è chiaro che il tema della formazione descrive già un po' il futuro, cioè se noi prepariamo delle competenze che siano green, vuol dire che noi ci immaginiamo un futuro green e in qualche misura puntiamo su questo. Quindi fisco e formazione credo che oggi siano due elementi importanti per recuperare una dimensione inclusiva, così come ce la descrive l'Europa. Sì, adesso ti lascio spazio anche per la riforma fiscale, perché sono curioso anch'io di capire che ragionamenti avete fatto. Sì, è un tema assolutamente chiave. Peraltro tu citavi il rapporto Green Italy, però, che facciamo assieme a Union Camera e a tanti altri soggetti. Quest'anno magari, ecco, incrociamo anche le ACLI su questa parte della formazione. Beh, i dati dell'ultimo rapporto pre-Covid, per capirci, sono impressionanti, cioè nel senso che
tu hai un terzo delle imprese manifatturiere italiane che in questi anni hanno fatto investimenti green, in senso lato, trasversalmente, non solo fonti rinnovabili o risparmio energetico, ma recupero di materiali, innovazione di processi di prodotto, eccetera, eccetera. E sono quelle che innovano di più, esportano di più e producono più lavoro. L'anno scorso i green jobs cosiddetti sono aumentati di 100.000 unità, hanno superato di gran lunga, di parecchio, i 3 milioni di unità trasversalmente distribuiti, anche se con dei picchi in alcuni settori, per esempio ricerca e sviluppo, quindi è chiaro che quella era già una direzione promettente. Presumibilmente si andrà ancora di più in questa direzione e devo dire l'esigenza poi che si porrà di aggiornamento, formazione è enorme. Noi abbiamo presentato ieri un lavoro assieme all'Enel sulla mobilità elettrica, su 100 casi italiani in questo settore, beh, lì per esempio cambia tantissimo nelle competenze che sono necessarie. L'Italia, che è molto forte in questo settore, dovrà sicuramente attrezzarsi. L'altro punto importante, poi nel manifesto di Assisi è detto con grande nettezza, l'incrocio fra empatia e tecnologia, non lasciare indietro nessuno, non lasciare solo nessuno. A me ha colpito una cosa, Roberto, ma non voglio distoglierti dagli elementi sulla riforma fiscale. Sono usciti il giorno scorso dei dati sui morti ammazzati, sugli omicidi nella città di Chicago in questa prima parte dell'anno. A Chicago, solo a Chicago, Chicago è una città violenta, ma non è la più violenta delle città americane. Nella prima metà dell'anno hanno ucciso oltre 300, 351 persone, se non sbaglio. Per capirci, più Chicago è grande più o meno come Roma, come dimensione, siamo lì. Hanno ucciso più persone di quanto ne sono state uccise l'anno scorso in tutta Italia. Allora, il tema, quando si parla poi dei ragionamenti su ordine pubblico, eccetera, problema importante da tenere d'occhio, però il tema di non far strappare la società è un tema centrale anche per la sicurezza, oltre che per il lavoro e per la qualità della vita. Sì, un nostro presidente nazionale diceva sempre che il lavoro è un ordinatore naturale, nel senso che consente alle persone di svolgere una vita abbastanza ordinata, di rispettare alcuni valori, alcune scadenze e viene incentivato a determinate condotte. Credo quindi che un grande piano del lavoro, per esempio il lavoro green, ma parleremo anche di professionale di orientamento, sia una strada importante per ridare coesione sociale. Certo che la coesione sociale è più una variabile che dipende da tante altre variabili, però è vero che una società ordinata consente di avere maggiore coesione sociale. Noi abbiamo anche un problema, lo so che non è la sede giusta per fare questo tipo di approfondimento, abbiamo un problema molto grosso con i corpi intermedi, nel senso che la coesione sociale è data da corpi intermedi forti che sono in grado di intercettare i rancori, le difficoltà, i bisogni, i desideri delle persone. È un po' quello che dichiaravo nel libro che ho scritto, che tu citavi all'inizio, più giusto. Quindi l'idea di una maggiore giustizia si intitola più giusto per questo, perché l'idea di cerchiamo un mondo più giusto, magari non perfetto, però un pochino più giusto, sì, e al centro di questo ci sono anche dei soggetti che lavorano, cioè i corpi intermedi che riescono a creare coesione sociale. Oggi noi abbiamo un problema con i corpi intermedi perché è evidente che non sono più quelli di una volta. Ci sono molte novità, ma ci sono anche fasce sociali che proprio non appartengono più. Ecco, quindi è un tema sul quale porsi. Però capisco che non è questa la sede. Torno un po' al tema del lavoro e dei mestieri green per dire questo, che il tema della formazione va sviluppato secondo questo principio. Noi in Italia abbiamo un canale, una prima gamba dell'istruzione e formazione che è quella classica, che è la scuola, il liceo e poi l'università.
è poco sviluppata la seconda gamba, cioè quella della formazione, i centri di formazione professionale, la IFP, per arrivare poi alla formazione terziaria, che comunque ha in Italia comincia a svilupparsi anche sul lato soprattutto privato. Pensate alle academy che alcune aziende fanno, perché giustamente si devono formare delle professionalità che conoscono determinate competenze in poco tempo, fondano delle academy che consentono loro di acquisire competenze di alto profilo specifiche per una determinata impresa. Quindi questo significa che noi abbiamo da sviluppare una formazione professionale che sia in grado di formare i giovani ai lavori che ci sono su quel territorio, in quella comunità, secondo i talenti che ci sono, le vocazioni territoriali dei distretti, delle province, eccetera, ma che sia in grado anche di rimettere in formazione anche coloro che hanno perso il lavoro e che potrebbero in poco tempo acquisire nuove competenze. E questo è un tipo di lavoro che si può fare anche appunto sulle competenze green. Io penso, faccio un esempio su tutti, il tema delle risorse e il tema dell'edilizia. Sono entrambi due temi in cui, se riparte il mercato dell'edilizia, energia ed edilizia possono avere anche la loro versione green, come ben sappiamo, con i materiali sostenibili, processi di edificazione più attenti all'ambiente, processi energetici più attenti all'ambiente. Quindi su questo la formazione professionale c'è. Se anche lo Stato dà segnali e le regioni danno segnali in questa direzione, la formazione professionale è pronta a lavorare con queste competenze qui. Cioè ha la capacità di intervenire nel mercato del lavoro proponendo alcune professionalità e giostrandole, tenendo conto di quello che sono le competenze richieste in un determinato territorio. Io credo che questo sia ordinatore della società, dicevamo prima, ma sia anche capace di suggerire un approccio nuovo rispetto all'economia, l'energia, l'edilizia. No, giustissimo. L'edilizia in particolare, l'edilizia già oggi è in buona parte un'edilizia di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ecco, se funzionerà, soprattutto dal punto di vista burocratico, la misura dell'aumento dell'ecobonus sarà un formidabile acceleratore di questo processo, che richiede anche nuove competenze. E invece sono d'accordissimo su coppie intermedie, come sai. Peraltro io vorrei sottolineare che l'Italia è l'unico paese, che io sappia, in cui una cosa come il manifesto di Assisi, no? A differenza di altri paesi in cui hai avuto Davos, la Business Roundtable negli Stati Uniti, appelli di scienziati, di ambientalisti, di istituzioni, di imprenditori, di finanzieri, eccetera, è l'unico paese in cui, su iniziativa della Fondazione Simpro e del Sacro Convento, però tutti questi stavano assieme. Nel senso che si avevano alcuni vertici dell'economia. Peraltro ti segnalo che non so se l'hai vista, ma il faccia a faccia avuto con Pasini, Feralpi, ma anche presidente degli industriali bresciani, sarà molto interessante anche da questo punto di vista. Cioè avevi tecnici, scienziati, pezzi di società, movimenti, insomma avevi un'idea di paese che può cambiare, non lasciando indietro nessuno, non lasciando solo nessuno, e per dirla e per terminare, sì, ma anche perché rispetto a prima è cambiato proprio l'approccio. Prima sembrava che ci fosse il mondo vero, reale dell'economia, e poi bisognasse dare ascolto a chi si lamentava perché l'ambiente veniva inquinato. Oggi è cambiata un po' la prospettiva, e il manifesto di Assisi effettivamente spiega molto bene, in poche parole, qual è la prospettiva, cioè che ci troviamo di fronte a un cambiamento sì dell'economia, ma anche dell'ambiente e anche sociale. Qui noi per esempio abbiamo firmato molto volentieri il manifesto perché abbiamo trovato alcune parole come diseguaglianza,
come mondo più civile, che non sembravano appartenere, come dire, strettamente al lessico ambientalista. Invece qui si riesce a mettere insieme l'ambiente, perfino la bellezza, con il tema della coesione sociale, il tema dell'economia e il tema anche delle istituzioni e quindi delle comunità. Quindi, cioè, è un approccio, come dire, olistico, avrebbe voglia di dire, ma complessivo, per cui anche gli industriali capiscono che non è che stiamo semplicemente parlando di qualche provvedimento per non inquinare, è una prospettiva molto più grande, è una prospettiva che tira dentro le comunità, che tira dentro i tuoi lavoratori, caro industriale, che tira dentro il tema della bellezza, della coesione sociale e che c'è a che fare con l'ambiente, ci mancherebbe altro. Ma l'ambiente del futuro sarà sempre più determinato, l'economia del futuro sarà sempre più determinata da attenzioni ambientali. Se si pensa al mondo dell'automobile, ci si rende conto che le macchine elettriche e tutto ciò che ha a che fare con l'automobile è molto attento al tema dell'ambiente. Quindi vuol dire che investire lì significa investire in qualcosa che ci parla del futuro, che ci parla dell'economia e che ci parla appunto della coesione sociale. Quindi credo che sia proprio oggi molto maturo la riflessione che il manifesto di Assisi abbia segnato un passaggio importante anche proprio dal punto di vista culturale. Beh, infatti continueremo a lavorarci assieme e seguendo e per stare alle parole di quel ragazzo argentino che per fortuna ci abbiamo adesso in campo per così dire. Peggio di questa crisi c'è solo il peccato di sprecarla chiudendoci noi stessi. Sì. Mi sembra che, però questo dipende anche da noi, dalla nostra sensibilità e dalla nostra determinazione. Ci vediamo presto, magari per rifare la presentazione del libro, del tuo libro che è stata bloccata da questo virus. Rifaremo. Buona giornata e buon lavoro, Roberto. Grazie a voi, saluto a tutti.